Cari amici, chi è mai Maria? Un frammento di cielo caduto come meteorite su questo pianeta? Nella sua vicenda Dio ha voluto scrivere qualcosa di interessante per tutti noi. In Maria Dio ci sta dicendo qualcosa di meraviglioso. Ci dice: io ti inseguo. Ti inseguo perché attraverso Maria voglio nuovamente intrattenere il rapporto di amicizia, di alleanza con tutta l'umanità. Sì, Dio in Maria ritorna a investire sull'umanità, su quell'umanità in fuga da Lui, quell'umanità che è uscita dall'Eden, dal Paradiso. Dinanzi a questa fuga è Dio stesso che si mette in fuga, esce dal suo Paradiso e si mette a correre sulle stesse strade di noi uomini. Insegue l'umanità, raggiunge Maria, frammento di umanità. Le fa visita attraverso l'angelo per dirle che la sua grazia si vuole posare su di lei. Dio vuole nuovamente riempire l'umanità della sua grazia attraverso Maria. La grazia è questa espansione di amore che trabocca dal cuore di Dio e inonda i rivoli della storia e incontra, quasi come un letto di un fiume, questa donna. Si posa su di lei perché in lei cominciasse per l'umanità una storia nuova. Maria è l'anticipazione di ciò che Dio vuole fare di tutti noi. Maria allora è il vessillo dell'umanità nuova issato nel cuore della storia, della vicenda umana. Noi guardiamo a Maria e scopriamo che Dio non si è stancato degli uomini. Maria campeggia all'orizzonte dei nostri sguardi come colei che va in avanscoperta e ci indica la meta, il traguardo verso cui Dio vuole portare l'umanità. Buona giornata.